Amici del basket, buonasera, ben ritrovati come al solito ogni giovedì sera in diretta con Basket Time, il basket targato Reggio Emilia, sugli schermi di Teletricolore, sempre di più i programmi prodotti da noi, sempre di più gli appuntamenti con il basket, adesso che è iniziata anche l'Eurocup con la nostra diretta di ieri sera del match contro l'Enel Brindisi, che ha visto Reggio vincere la sua prima gara a casalinga, la sua prima gara della storia al Palabigi in Eurocup, perché l'anno scorso, come ben sapete, era a Bologna. Una puntata particolare quella di questa sera, perché abbiamo un ospite importante, abbiamo tanti argomenti di cui parlare. C'è la vittoria di ieri sera contro Brindisi, c'è la vittoria di domenica contro Avellino, c'è la partita di sabato sera contro Cantù, perché ormai il calendario è iniziato nella sua fase più calda, quel rush di partite che vedrà Reggio adesso fino al 31 dicembre impegnata di fatto due volte a settimana. È stata le prime due, quella contro Avellino e Brindisi, le prime due di 24 partite, se non vado errato, nel giro di tre mesi, ma d'altronde lo sappiamo, con il doppio impegno è questo, quindi anche noi ci siamo tuffati in questo tour de force con le nostre dirette. Ve l'abbiamo trasmessa anche quella di domenica contro Avellino, avendo l'autorizzazione visto il sold out del Palasport, e ovviamente quella di Eurocup, come saranno tutte le gare di Eurocup in diretta sulla nostra emittente. Che dire, beh, se contro Avellino è andata più o meno come tutti speravamo, cioè con una vittoria che nel secondo tempo ha preso larghe proporzioni per la Grissinbonne, ieri contro Brindisi c'è stata sicuramente molto più da sudare. Perché? Perché l'Enel ha giocato un ottimo primo tempo, ma in generale una grande partita. Reggio ci ha messo un po' probabilmente ad ingranare, però poi alla fine, grazie anche a due signori di una certa età che però ancora qualcosa sanno fare su un campo da basket, mi riferisco ai due lituani, Lavrinovic e Kaukenas, Reggio è riuscita a spuntarla, quindi riesce a rimanere imbattuta in questo inizio di stagione la Grissinbonne, con le sue 5 vittorie su 5 tra Supercoppa e Campionato ed Eurocup. Insomma, cerchiamo di mandare avanti questo periodo veramente positivo fino a questo momento. Vi ho detto, c'è un ospite molto importante questa sera, ci sarà modo di ridere e scherzare anche con lui, oltre che di parlare di basket. Prima però vado a presentare i nostri consueti opinionisti, a partire dalla postazione messaggi che immagino sarà caliente questa sera, visto che ne arriveranno tanti. Alessandro Caraffi, buonasera. Ciao Davide, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Sì, immaginiamo che sarà caliente, abbiamo già anticipato oggi chi è il nostro ospite, in tanti avete dimostrato tanta voglia di fargli qualche domanda, il numero è sempre lo stesso, 334-720-9001, e poi ci sono i social network, Twitter con l'hashtag BasketTimeReggio e il profilo Facebook su cui abbiamo appena condiviso un post e potete commentare con le vostre domande. Torna anche Filippo Bartoli in nostra compagnia. Ciao Filippo, so che hai saltato addirittura il tuo allenamento del giovedì sera con la Bibbianese. Ospite importante, allora ho deciso di sacrificare la squadra. Buonasera anche da parte mia. E poi c'è, cioè, ovviamente, come ben sapete se avete seguito i nostri social nella giornata di oggi, Stefano Gentile, playmaker della Pallacanestro Reggiana. Ciao Stefano, benvenuto a Basket Time. Ciao ragazzi, grazie. Con maglietta celebrativa del tuo marchio, che esatto, poi ci spiegherai di preciso che cos'è. Stefano, detto bene, contro Avellino domenica è andata più o meno come tutti ci aspettavamo, ieri invece pensavate di fare così tanta fatica, pensavi che fosse così difficile questa partita? Ma sai, sicuramente il fatto che le energie, quando cominci a giocare due partite a settimana, sai, sono quelle che sono, nel senso, è normale un pochettino all'inizio fare un po' più fatica. Brindisi era una squadra sicuramente molto ben allenata, ci ha colpito inizialmente nei nostri punti un po' più deboli, ha cercato di fare una partita secondo una certa linea e l'ha portata avanti fino alla fine. Noi siamo stati bravi a rimanere concentrati nonostante magari non eravamo tanto efficaci, magari nonostante prendessimo dei buoni tiri e non riuscivamo a mettere dentro. Siamo riusciti a rimanere in partita fino in fondo e alla fine abbiamo fatto la differenza negli ultimi 5 minuti portandola a casa, e sicuramente non giocando magari la nostra pallacanestro più brillante, però una vittoria è sempre una vittoria. Io ho parlato dei due lituani, diciamo che la scossa è arrivata da loro, poi andremo a vedere le immagini. Non è, insomma, è un bel vantaggio giocare con due giocatori di questa leadership, soprattutto mi viene da dire, oltre che classe ed esperienza sul campo. Cosa voglio chiederti anche, tu hai percepito di sicuro coi fatti il grande secondo tempo di Kaukenas eccetera eccetera, vi ha anche detto qualcosa negli spogliatoi, vi ha, insomma, parlato in maniera particolare? Ma lui è molto vocale negli spogliatoi, quando finisce sempre il secondo e il terzo quarto ha sempre qualcosa da dire, sia a livello tecnico che a livello emotivo.
questo è cominciato già da subito nelle amichevoli, in precampionato, Supercoppa, quindi è uno che tiene sempre l'attenzione della squadra verso certi punti che in quel momento magari stiamo facendo un po' meno bene rispetto al resto. E poi sicuramente avere due giocatori così in campo con l'esperienza che hanno, sai sempre che sono lì pronti, concentrati, anche se magari non fanno un canestro, magari sbagliano un tiro, però sono sempre lì e sono sempre pronti a fare la cosa giusta, e ovviamente sono un grande punto a favore per noi. Allora, diamo spazio all'immagine, essendo l'Eurocup la nostra esclusiva non possiamo che non farlo, cioè andare a vedere gli highlights del match di ieri sera tra Enel Brindisi e Grissimo Reggio Emilia, finito 82-79 per i biancorossi. Mi dicono dalla regia che non sono ancora pronti gli highlights, aspettiamo il momento in cui potranno partire. Abbiamo preparato tutti i canestri della formazione reggiana nella partita di ieri. Come detto, una partita che è iniziata male. Reggio si è trovata sotto anche di 10 lunghezze per più di una volta nel corso del primo tempo, in realtà anche nel corso del terzo quarto. C'è stato un momento in cui era riuscita Filippo a tornare sopra nel punteggio e sembrava che lì avesse girato la partita. Poi invece Brindisi ha reagito ancora una volta e lì è arrivata la vera difficoltà a cui poi ha risolto Cauchini. Sì, l'ha detto anche Max Manetti ai nostri microfoni a fine partita, un'aggressione buona un po' con alti e bassi. Però come diceva Stefano, l'importante è stato che ieri comunque la Grissimone è stata lì sulla partita, perché è vero, con delle difficoltà, non giocando il miglior basket dell'anno sicuramente, ma non ha mai mollato, perché Brindisi era in una buona serata, anche al tiro faceva canestro, la difesa era molto pronta, quindi sarebbe bastato un crollo mentale, anzi neanche un crollo, un calo mentale per andare sotto pesantemente nel punteggio. Infatti invece la Grissimone ha girato la partita lì, restando aggrappata anche nei momenti in cui faceva fatica a trovare ritmo, e quindi dopo, quando sono arrivati un po' i giocatori esperti di cui abbiamo parlato, è aumentata l'aggressività in difesa, di Reggio è riuscita ad allungare e poi portare a casa. Però è molto importante evidenziare, come ha fatto Stefano prima, che la Grissimone, la professore Gian, non ha mollato in momenti molto complicati, perché arrivava sempre lì, a volte ha messo anche la testa avanti di un punto, ma poi Brindisi riusciva sempre a trovare la via del canestro proprio anche l'azione dopo, e non è facile quando questi eventi si ripetono continuamente poi restare concentrati sulla partita. Tra l'altro stanno giocando in Eurocup anche, scusate, in Eurolega la prima giornata, c'è in campo Sassari che è sotto di 1 Istanbul contro il Durassafaka, formazione molto ostica a proposito di italiani, insomma daremo un occhio anche a quelle. Alessandro, c'è già qualche messaggio per il nostro ospite? Intanto ce ne sono tanti per il nostro ospite. Grande Stefano, la tripla di ieri mi ha fatto impazzire. Detto. Dopo la rivediamo, perché secondo me non so quanto fosse voluta. Abbiamo una grande squadra, un grande allenatore, un grande gentile che andrà in nazionale. Si affidiamo a Menetti, ci dice Claudio. Poi chiudiamo con questo. Me l'aspettavo. Anch'io infatti me l'aspettavo. Cinciarini chi? Ci dicono. Aggiungo anche, non mi aspettavo uno Stefano così uomo squadra, complimenti. E poi ci chiedono dove si può comprare la t-shirt, che è veramente bella. Poi ce lo dirai e ti darò tempo di spiegare, perché c'è anche un aspetto benefico alle spalle notevole. Ma sono pronti gli highlights, allora andiamoci a vedere le immagini di Reggio contro Brindisi.
Eccoci nuovo in studio, l'abbiamo visti tutti i canestri dal campo della Grissinbon ieri contro Brindisi, compreso un finale al Cardio Palma, compreso una rimessa killer di Polonara a pochi secondi, però Filippo, Kaji, bisognava dirgli che bisogna tirare da tre per pareggiare, non da due, comunque vada, ha sbagliato, sì, il tiro. No, di sicuro io non gli avrei detto, quindi doveva essere la panchina o comunque essere un pochino più focalizzato sulla partita. Il ragazzo, però meglio per noi, insomma, è chiaro che in situazioni del genere la rimessa va fatta bene al giocatore più libero, senza stare a pensare a falli, utili liberi in quel caso lì, quindi si passa la palla ai nostri e poi si vede come fare. Alessandro, qualche messaggio e poi entriamo nelle pieghe del match contro Brindisi mentre ci rivediamo, quella che è la giocata che potremmo far vedere 100, 200, 300 volte. Io su questa non parlo ovviamente, non mi permetto. Anzi, Stefano, parla tu, dici qualcosa su questa... È vero che Darius ha detto che era 5 anni che non schiacciava in partita? Sì, ma sono 5 anni, ho detto guarda, allora devi portare la pizza al preparatore, perché se sono 5 anni che... No, a parte gli scherzi, io quando guardo Darius semplicemente penso a quando era giovane, questo quanto poteva essere forte. Cioè, adesso con tutti gli acciacchi, l'età, stagioni a altissimo livello, che so benissimo quanto possono essere logoranti per il fisico, cioè, ma questo quanto poteva essere forte quando era 22, 23, 25, 27, cioè, è una macchina. Impressionante, veramente impressionante la capacità che ha ancora di fare la differenza giocando pochissimi minuti ma con un'efficienza incredibile. Eravamo ai messaggi, vai... Sì, ci sono due domande per Stefano. Grande Stefano, tuo padre è stato il mio idolo quando ha giocato a Reggio, ricordi quella stagione? Tu gli somigli molto in campo, in bocca al lupo per la stagione. E poi c'è un'altra che insomma è un po' più particolare, come è stato vincere la Supercoppa contro tuo fratello? Domande in famiglia, beh, sarà abituato, immagino. Allora sì, innanzitutto per la prima mi ricordo benissimo dell'anno qui a Reggio, ero abbastanza grandicello, andavo penso ancora alle scuole medie, tra l'altro ho ritrovato degli amici che sicuramente mi stanno guardando adesso, quindi ho ritrovato degli amici che venivano a scuola con me, adesso ci rivediamo spesso. E, sì, mi ricordo anche la stagione, mi ricordo per esempio andavo in curva a fare il tifo proprio con questi amici, quindi sempre bei ricordi di Reggio. Per quanto riguarda la seconda, è stato bellissimo vincere la Supercoppa, poteva essere contro qualsiasi persona, contro chiunque. Ovviamente abbiamo la cosa bella di trovarsi di fronte a tuo fratello, che comunque è una finale, vuol dire che tutte e due state giocando ad altissimo livello, quindi è una soddisfazione ed è stato bello poter competere a quel livello contro di lui. E poi ripeto, vincere o non vincere, potevo vincere con chiunque, nel senso è stata una grande emozione vincere un primo trofeo così subito e comunque una buona competizione, visto che comunque c'erano 4 squadre, 2 fanno l'Eurocup, 2 fanno l'Eurolega. E come si dice in questi casi, in finale tra fratelli, più contenti sono i genitori, perché comunque vada si festeggia, insomma. Sì, non so quanto Nando casomai avesse l'emozione all'interno che lo stava forse divorando, perché comunque deve essere una bella soddisfazione vedervi lì tante volte, sempre a massimo livello. Ma lui appena visto che abbiamo vinto entrambi la semifinale, ha detto vabbè ragazzi, voi sicuramente uno di voi sarà un vincente, sicuramente uno di voi perderà, però io vincerò lo stesso perché a casa comunque ho portato una coppa, quindi a prescindere una coppa c'è. Torniamo alla partita di ieri, Filippo, volevo chiederti, le difficoltà di Reggio nel primo tempo, secondo te, poi lo chiediamo anche al nostro ospite, ma partiamo da te, da dove sono arrivato? Un problema di approccio, merito di Brindisi, non è facile mantenere sempre alta l'intensità quando comunque hai vinto 4 partite in fila, serve di fattori. Sì, cioè. Allora l'approccio di sicuro, perché credo che il primo canestro sia arrivato dopo quasi 4 minuti, quindi probabilmente non si è entrati in campo prontissimi mentalmente. Poi Brindisi, l'ho detto anche prima, ha fatto una buona partita, ha difeso molto forte, ha trovato tanti canestri e giocatori che erano in grosse difficoltà fino a questo momento, insomma tipo Gagic che ha fatto tanti punti, Milosevic che ha fatto anche lui canestri che per ora in questo inizio di stagione ha fatto fatica a trovare. Brindisi comunque è una buona squadra, ha i nomi, ha un allenatore molto esperto come Buchi in panchina, è una buona squadra, quindi ci ha messo i bastoni fra le ruote, ma l'ha detto anche Menetti ieri, il problema è stato anche molto di ritmo, cioè Reggio non è riuscita in difesa a creare ritmo per l'attacco, che è un'arma che ormai conosciamo da diversi anni, strategica sempre delle squadre di Menetti. Tutto parte da lì, la difesa soprattutto su Piccarola ha fatto molta fatica, bravo Brindisi perché erano molto pronti su questo aspetto tattico, ci hanno punito e lì Reggio un po' ha perso un po' fiducia, un po' non ha trovato ritmo, che credo sia la cosa più importante, però mi piace sottolineare che nonostante questo
siamo mantenuti le distanze per andare a vincere il finale. Sì. Non è sempre detto che quando uno becca una partita non proprio perfetta riesca poi alla fine ad avere la possibilità per vincere, quindi anche questa è una qualità molto importante vista il futuro. Allora, Matteo ci dice giovedì da Leone, divano, panno e basket time, il giovedì perfetto, ti dico io. E Stefano, hai messo una bomba importante a fine secondo quarto, magari la possiamo anche andare a rivedere, ora puoi confessare, chiaramente, cercata quella tabella. Quante ore ti allini? Tabella, hai detto mentre tiravi. Ovviamente, l'ho chiamata mentre era in aria. No, a parte di scherzo, ho sentito che la traiettoria era giusta per la tabella, però l'intenzione iniziale non era quella. Poi avevo due mani in faccia di Cornu, quindi ho dovuto alzare per forza la parabola. Però quando ho lasciato la mano ho avuto la sensazione che sarebbe entrata, in un modo o nell'altro sarebbe entrata. E a volte poi, Alessandro, è questione di sensazioni, nel senso che un tiratore, un realizzatore, da come esce il tiro capisce già come andrà a finire, sì. Se è un po' particolare come in questo caso. Sì, assolutamente, poi comunque si è detto che comunque, tu diceva prima, che è uscita morbida dalla mano, quindi vabbè, la tabella vale, cioè nel senso alla fine stiamo a sindacare su qualcosa che però può capitare, soprattutto in una situazione di quel difensore così. Poi hai fatto un canestro importante inizio ripreso, un 2+1. Sono stati due lampi nella tua partita, probabilmente gli unici due veri lampi offensivi della partita, però sono stati molto importanti. Non è la prima volta che fai una partita di grande sacrificio difensivo, anzi direi che è la linea comune di questo tuo inizio di campionato. Una grande partita a livello di continuità, di applicazione difensiva e anche di playmaking in attacco, e ogni tanto, soprattutto quando la squadra ne ha bisogno, penso alle bombe contro Milano e Sassari in Supercoppa, vabbè lì poi hai anche fatto altro, penso però a alcuni canestri importanti come quelli lì, da leader o comunque da un giocatore che sente di doversi prendere responsabilità nel momento del bisogno. Ma io penso che sia un po' il mio ruolo, nel senso, finalmente sono in una squadra dove posso giocare come so, da playmaker, far girare la palla quando serve, mettere tutti in condizione di prendere il tiro migliore, anche se magari come è stato ieri non entrava, però comunque abbiamo preso dei buoni tiri, penso a tiri aperti di Aki, tiri aperti di Lavrinovic all'inizio, anche Kaukenas all'inizio ha tirato spesso libero, cose che magari entrano o non entrano, però prendo molta fiducia e sicurezza in me stesso. Quando queste cose succedono, nel senso, i miei compagni si trovano liberi, riesco a trovarli liberi e chiamare il gioco giusto per loro in quel momento. E poi è chiaro, fa parte anche del mio DNA ogni tanto avere, non so, la capacità di poter fare un canestro, o anche sentire un po' che c'è bisogno di una scossa, c'è bisogno di attaccare in maniera un po' più aggressiva, perché magari si sono adeguati un po' di più, conoscendo, sentendo che comunque si sta cercando un certo giocatore, si sono adeguati un po' di più. Mi è capitato con Avellino, giocavamo spesso il doppio pick and roll alto e inizialmente Cervi usciva ad aiutare su di noi girando la palla a Veremenko, ha fatto una bomba, canestri da sotto, eccetera eccetera. La volta dopo non ha più aiutato su di me, mi sono trovato libero e in quel caso ho tirato io, ho segnato io, però diciamo, questo fa parte delle letture e cerco di essere il più pulito possibile a riguardo. Sì, hai fatto dichiarazioni da playmaker vero, parlando anche di situazioni di lettura eccetera eccetera, parlavamo anche fuori onda e insomma mi sono accorto che hai una conoscenza del basket anche a livello europeo veramente notevole, a livello di nomi, a livello di giocatori, di modo di giocare delle squadre eccetera eccetera. Sei uno studioso del gioco, cioè sei uno di quelli insomma che come dire, i malati di basket in senso positivo, cioè guardi partite anche di altre competizioni? Io guardo praticamente tutto quello che riesco, guardo le mie partite, le partite di quelle contro cui dobbiamo giocare. Ieri ho visto, l'altro ieri prima della nostra partita, Dava penso su Eurosport stava facendo la partita di Le Mans in casa con Gran Canaria, oggi abbiamo visto un po' di Eurolega, quindi mi piace, sono appassionato di basket, mi piace, poi dopo penso che guardando anche come le altre squadre giocano, come certi giocatori giocano, posso migliorare, posso imparare sempre qualcosa. Filippo, uno dice sì, facile, è vero, è così, non è scontato però, non è assolutamente scontato, anche perché... Abbiamo avuto tanti ospiti, Davide, te lo ricorderai bene qui, soprattutto tanti americani che non hanno idea di contro chi vanno a giocare domenica, ma anche stessi americani, giocare per stare americani, quindi insomma questo... È molto importante anche studiare fuori dal campo. Poi quello che si dice sempre è che
quello che rinfacciano sempre gli allenatori e i giocatori. Un allenatore impegnato mentalmente 24 ore su 24, i giocatori basta che arrivino, facciano l'allenamento, facciano la partita e poi possono pensare ad altro. Stefano, non è proprio così, dai, un po' anche voi giocatori qualche pensierino in testa ce l'avete, anche se siete privilegiati di poter fare questo mestiere, diciamo. Senza dubbio privilegiati, senza dubbio sono due lavori diversi, quello dell'allenatore e quello del giocatore, e però penso che il fare il giocatore presuma o comunque abbia delle pressioni mentali che vanno anche fuori dal campo, ovviamente. Quando finisce una partita, se non hai giocato bene, o se la partita è andata male, se hai perso, le cose ovviamente non sono tutte rose e fiori. Ovviamente ci sono alcuni giocatori che riescono a farlo, però non lo fanno nel modo in cui piace a me, perché se devi fare una cosa la fai, almeno per come sono cresciuto io e per come mi approccio io a questo lavoro, che oltre al lavoro praticamente è la mia vita, perché comunque tutto quello che faccio si rivolve attorno al cercare di fare il meglio possibile la parte della partita. Mi stai dicendo che se tu fai 0 su 8 dal campo, la sera fai fatica a addormentarti, cioè quella sera lì, o comunque se perdi 6 palloni. Penso se si è perso malamente, sì. Se ho fatto 0 su 8, 8 scelte super, sì, no, e abbiamo vinto lo stesso, magari faccio un po' meno fatica, riesco ad addormentarmi anche ad un orario decente. Abbiamo parlato di pressione degli allenatori, a tal proposito andiamo a sentire quello che ha detto l'allenatore agrissimo Max Menetti ieri alla fine della partita, e anche uno che ancora insegna sul campo e che è Gaukenas, chissà, forse tra qualche anno lo farà in panchina. L'intervista. La verità è che ci avevamo abituati bene, insomma, nelle ultime due partite eravamo scappati via e avevamo preso grande vantaggio. Questa è stata una partita punto a punto dopo quella di Sassari. Sì, temevo molto questa partita per due motivi. Primo, non è facile vincere sempre, e noi da quando abbiamo iniziato siamo alla quinta di fila e naturalmente non è semplice vincerle tutte, al di là dell'avversario. Secondo, sappiamo benissimo che tipo di pallacanestro gioca Brindisi, soprattutto in una situazione naturalmente venuta a Reggio con così, non il cuore leggero, però naturalmente sapendo di poter giocare una partita aperta. Quindi con le loro caratteristiche difensive e soprattutto con un'ottima partita giocata da loro, perché questa è la verità, non è stato facile. Però proprio per questo sono contento, perché è stata una partita dura, è stato così un altro mattoncino che mettiamo nel nostro così vissuto di pallacanestro che dobbiamo avere, perché come l'ha avuto Brindisi anche noi dobbiamo passare attraverso degli errori o dei momenti di crisi. Oggi non era facile e l'abbiamo provata a casa. Cioè, volevo spingere un po' la squadra in avanti, perché sai, sembra a volte siamo timidi, a volte non siamo sicuri, e se spingiamo, diciamo, un po' mettiamo un po' di aggressività in attacco anche in difesa, quello che forse lo dà un po' di fiducia ad altri. Ho provato ad aiutare i miei compagni anche in panchina, perché essere troppo diciamo conservativi a volte non aiuta, ma dobbiamo essere aggressivi e leggere la difesa. Abbiamo trovato un po' di ritmo con Darius sotto canestro, dobbiamo utilizzare finché difesa non fa aggiustamento. Sono contentissimo per Darius, che lui trova questi tagli, questi canestri, perché per noi quello lo crea spazio per tutti gli altri. La facciamo ascoltare anche un'altra volta, non c'è problema, andiamo avanti finché vogliamo. Messaggi per Stefano Gentile, anche se poi una riflessione sulle parole di Darius e di Rimas su Darius la facciamo. La tripla di tabella dichiarata vale doppio al 110, giustamente. Il messaggio su Logan l'abbiamo visto prima, era meglio non ricordarcelo. Quello su Logan sì, lo sì, esattamente. Di tabella vale. Stupisco di come tu non lo censuri, caratteri, un messaggio del genere. Ma perché mi piace stare male, no? Tenerlo sempre lì, quel canestro. Ti piace soffrire. Sì. Buonasera, sono un coach senza panca, tifoso della Fortitudo, bravo. Stimo tanto Stefano Gentile, perché come suo fratello ha due attributi grossi così e penso che meriti la nazionale. Dov'è acquistabile la maglia che ha addosso? Luca Bomber di Sogliano. Va bene, dai, visto che te l'hanno già chiesto in 3 o 4, diciamo. C'erano 3 o 4 messaggi anche. Esatto, questa Kazim state of mind, e cos'è soprattutto l'aspetto benefico che c'è alle spalle, che è molto più importante, immagino. Ma certo, innanzitutto devo dire che dall'anno scorso abbiamo costituito questa piccola fondazione
dove raccogliamo gli indumenti usati o comunque anche di persone che vogliono donare, anche nuovi, capitato che arrivassero, e semplicemente li distribuiamo a persone che hanno effettivamente più bisogno o che comunque danno nuova vita a questi indumenti che invece stanno inutilizzati a casa. Questa cosa è nata con me piano piano, perché ogni anno, a fine ogni anno, avevo sempre delle cose in più, delle cose extra che non usavo, e quindi le cominciavo a donare. C'era una casa famiglia vicino al mio paesino e cominciavo a donare questa cosa, ovviamente dopo averli sponsorizzati tutti, quindi avevano tutte le mie cose, non ne avevano più bisogno, e anche gli americani che andavano via, comunque i giocatori che andavano via, ogni anno lasciavano sempre molte cose. Io mi incaricavo sempre di prendere queste cose e di cominciarle a distribuire. E mi è venuta questa idea di, magari, sai, se molte altre persone magari possono dare una mano, e collaborando un po' in giro con varie onlus a seconda del territorio. Ovviamente a Cantù era un po' diverso, adesso devo cercare di trovare anche qui, però comunque abbiamo già ancora un bel magazzino da smaltire, e cerchiamo di creare qualche piccolo evento anche magari con i ragazzini per raccogliere questi indumenti. La maglia, questa qui in particolare, è acquistabile sul mio sito internet, stegentile.com. Edizione limitata Supercoppa. Questa è edizione limitata Supercoppa, questa è mia personale, non la tocca nessuno. Se no, anche a Reggio Emilia, appunto, quei miei amici di cui parlavamo prima, l'hanno in vendita in piazza 24 Maggio. Quindi se volete potete andare lì tranquillamente, ogni tanto mi troverete lì, perché a Republic, che è un pub, troverete lì magari a guardare qualche partita, perché anche lì spesso fa vedere partite. E niente, semplicemente tutto il ricavato va per supportare tutta la gestione, per supportare il magazzino, il trasporto, ed è sicuramente una cosa buona, è una cosa di cui vado molto fiero e di cui cerco di fare il meglio possibile. È un'altra cosa, insomma, c'è la verità. Per niente non scontata anche questa qua. No, Filippo, dicevamo anche prima, insomma, bisogna poi sempre avere anche lo spirito per fare un'iniziativa di questo genere. Quindi tutti a comprare la maglietta. Assolutamente. Dai. No, Menettieri parlava di intelligenza dei suoi giocatori, anche da queste cose si capisce, perché ovviamente nessuno lo fa fare a Stefano, ma ha avuto un'idea. C'è la Kaukėnas, ha una charity molto importante nel suo paese, anche non solo in Lituania, quindi insomma. L'intelligenza di giocatori scelti da Gressin Bono si capisce anche da queste cose, quindi bravo a Stefano e a chi lo aiuta in questa iniziativa, perché è una grandissima idea, una bella iniziativa. Hai già parlato di locali, Piazza Reggio, vuol dire che la conosci già bene, vuol dire che ti sai già muovere senza navigatore in città, oppure... In centro sì, in centro mi so muovere, un po', sai, le stradine, un po' fuori, ancora no, ho bisogno del navigatore. E fortunatamente ormai è 2015, abbiamo navigatori sul cellulare, navigatori in macchina, navigatori ovunque, quindi è difficile perdersi, dai. Tu vivi in centro, giusto? Vicino al palazzetto, quindi anche lì è un altro aspetto. Tutti i giocatori sono molto contenti di vivere in quella zona, perché comunque vivi la città, insomma, quel Reggio non sarà New York, però no, si sta bene, è tutto vicino. Però ti stavo per dire, però un po' più via di Cantù probabilmente. Ah, quello sicuramente, quello senza dubbio. E poi io, avendo un cagnolino, magari vado a fare una passeggiata in centro, vedo due negozi, due persone, il caffè. Diventato già famoso. Sì. Ma ormai mi fa compagnia da 4 anni, da quando ero a Casale Monferrato. È una presenza fissa ovunque, abituato ormai a viaggiare più di me, si abitua subito e... Visto che continuano a chiederci anche delle magliette, ripetiamo il tuo sito per tutte le info, immagino, sì. stegentile.com, oppure potete seguire su Instagram, c'è un profilo, si chiama SG Store, dove ci sono anche lì tutte le info e basta. Perfetto, qualche messaggio, poi facciamo anche un salto domenica per parlare della partita contro Avellino prima di chiudere la prima parte. Sì, bravo Stefano, i colori biancorossi ti donano molto, a Reggio diventerai un gruppo di tifosi. Stefano, queste rotazioni così grandi, giocano 20 minuti a partita, sono un problema o riesci ugualmente a trovare il ritmo e ti aiutano a rifiatare anche giocando 2 partite a settimana e a rimanere concentrato? Ma sicuramente aiutano, perché riesci ad avere un'attenzione, un'intensità che magari giocando invece 35 minuti non riusciresti ad avere. Quindi sul campo si cerca sempre di avere la massima intensità, innanzitutto difensiva, e la massima anche attenzione per quanto riguarda i dettagli. Una cosa che riesci ad avere quando comunque hai tempo anche per rifiatare. Con la pallacanestro che si gioca oggi,
Giocare due partite a settimana, 35 minuti a partita, si può fare per un periodo medio, breve, però sicuramente a lungo andare non aiuta, e penso che noi dobbiamo puntare ad arrivare il più lontano possibile, nelle migliori condizioni possibili, quindi va benissimo così. Mi viene un paragone, Alessandro, con l'anno scorso, dove Cincerini doveva giocare 33-34 a partita, sì. C'è anche una situazione legata alla gestione delle energie, perché come diceva Stefano, due volte a settimana non è facile. Quest'anno vedo proprio che invece i due play, lui e De Nicolao, quando entrano hanno proprio la tranquillità di pressare tutto campo, di difendere al massimo, perché probabilmente sanno che se anche finiscono tra virgolette le energie, hanno una riserva che li può tranquillamente sostituire. Beh, era quello che diceva Max Menetti settimana scorsa, ovvero credo sia una scelta anche al tavolino questa. Certo, ovviamente, anche perché l'anno scorso non scordiamoci che avevamo Mussini che non sapevamo quanto al avrebbe battesimo, reso all'inizio, diciamo, certo. Poi si è trovato a giocare 40 minuti perché ormai giocavamo noi, da tanti infortuni che c'erano, però quest'anno secondo me da questo punto di vista Reggio ha 10 giocatori veri, anzi 11 come ha detto anche Max in conferenza, perché adesso Strautin sta tornando e secondo me durante l'Eurocup potremo anche vedere qualche minuto di Arthur Strautin. Parlano un gran bene di questo ragazzo, tu Stefano forse l'hai visto pochi allenamenti ancora, però no, si è allenato, l'ho visto già in preparazione quando siamo andati su a Castelnuovo, tra l'altro facevamo differenziato io e lui, quindi abbiamo avuto modo di allenarci spesso insieme, un ragazzo gran talento, gran fisico, sicuramente ha bisogno di fare esperienze, ma penso che sia nel posto giusto per farlo, dove si gioca la pallacanestro giusta anche per le sue caratteristiche. Allora, leggo un po' di messaggi anche di Facebook, fanno una simulazione della telefonata di Frosini quest'estate. Ciao Stefano, sono Frosini, vorresti venire? Sì! È andato più o meno così? Sì, abbastanza, diciamo di sì. Ho fatto finta, ho detto non lo so, ti richiamo dopo. La testa risultando. Ciao, grande Stefano, sono molto contento che tu sia a Reggio, benvenuto a Reggio Stefano. Il mio mantra è: quando un play non si vede la squadra gioca bene, allora vuol dire che ha fatto una gran partita. Tu sei il nostro equilibratore, hai fatto benissimo fino adesso. Poi ci dicono come ti trovi a giocare con Reggio, sei pentito per aver lasciato la tua vecchia squadra? Abbiamo vinto la Supercoppa, diciamo che già solo il fatto che comunque abbiamo avuto la possibilità di giocarmi le finali di Supercoppa, già secondo me per una carriera di un giocatore è un passo in avanti. Tra l'altro gratis, nel senso che non te l'eri... Non l'avevo meritata io, infatti a fine Supercoppa, ricordo in intervista, sicuramente una parte di quella Coppa, ma anche a chi c'era l'anno scorso, che ha contribuito sicura al raggiungimento della qualificazione. E ti dirò di più, Stefano, secondo me questo è il motivo per cui ha vinto Della Valle il premio MVP e non tu, perché secondo me sul campo in quelle due partite probabilmente, no Alessandro, è stato quasi più incisivo lui, però si è voluto premiare quel ciclo probabilmente, comunque sì. Uno anche che ha portato... Ma forse sì, però obiettivamente chiunque l'avesse vinto dei due. Cioè io mi ricordo le tre triple di Stefano... E secondo me quelle sono stato un bel viatico, una bella scarica di energia nell'unico momento di difficoltà delle due partite, diciamoci la verità. Non che Della Valle non solo meritasse, anzi, no, mancherebbe infatti, chiunque l'avesse vinto, secondo me andava bene, ma non solo loro, c'è stata una squadra talmente perfetta ed equilibrata che si sceglieva il veleno, come si dice, nel senso che alla fine vince chi fa più punti, va bene. Chiudo la parentesi Eurocup, così guardiamo anche i risultati e la classifica del primo turno. Ci chiede Andrea perché lo streaming ieri non era visibile di teletricolore.com. È stata l'Eurocup che ce l'ha fermato. In realtà stiamo cercando di trovare un accordo in modo da farvele vedere anche in streaming e non solo su Teletricolore le prossime dirette, non solo sul digitale inteso, ma anche in streaming. Comunque insomma, chiaramente se non lo vedete è perché è l'Eurocup che ce lo blocca per ragioni geografiche, nel senso che dovrebbe restare dentro il territorio italiano. Comunque questa è la classifica di Eurocup. Ieri Stefano, qualche sorpresa c'è stata, perché io che Berlino perdesse di 20 a Ludwigsburg non me l'aspettavo. Che Gran Canaria andasse a vincere Le Mans me l'aspettavo già un po' di più, però poi è pur sempre una vittoria in trasferta, e sappiamo in Eurocup, noi dall'esperienza dell'anno scorso, che in trasferta non ci abbiamo mai vinto, tu che l'hai già fatta, che è difficile, ed è poi quelle che contano le vittorie in trasferta. Ma sì, sai, in realtà il primo turno, per esempio 2 anni fa con Cantù le vincemmo tutte. Penso che perdiamo solo l'ultima, che non contava più nulla per la posizione. Mentre invece l'anno scorso l'abbiamo sudata fino alla fine la qualificazione, e proprio vincendo una partita fuori casa abbiamo ottenuto la possibilità di passare al secondo turno.
Sicuramente i punti fuori casa valgono un po' di più, un pelino di più rispetto a quelli in casa, però ovviamente se tu riesci a vincere tutte quelle in casa... sì, il primo turno in teoria... Il primo turno lo riesci a passare. Il primo turno magari riesci non a passarlo. Da primo, da secondo. Ovviamente contano le varie differenze canestri, eccetera, eccetera. E ovviamente vincendo una o due partite fuori casa fa il salto di qualità per poter magari ottenere un gironcino più semplice dopo. Però chiaro, trasferte sicuramente non sono trasferte comode, perché arrivare a Gran Canaria non penso sia la cosa più comoda del mondo da Reggio Emilia, anche Le Mans o comunque anche Ludwigsburg non penso che sia proprio vicinissimo. Magari Berlino c'è un volo diretto, quello sì, però comunque sempre, sai, quando giochi una partita di campionato, poi dopo due giorni c'è il viaggio, eccetera, eccetera, non è mai facile. E secondo me le grandi squadre riescono a vincere anche quelle fuori casa e comunque dimostrano di essere un livello un pochettino più alto rispetto alle altre. Vi posso assicurare che non sono parole di circostanza. Io 2 anni fa con l'Euro Challenge ho avuto la fortuna di fare praticamente tutte le trasferte, a parte quella a Cholet, con la squadra, in aggregato la squadra, per farla vedere in diretta, e posso assicurare che sono ritmi folli. Ero stanco io che non dovevo scendere in campo, figuriamoci. Poi vabbè, quell'anno lì si andava in Finlandia, Kotka e in Ungheria Zonnok, quindi forse ancora più difficili, però insomma, per intendersi, il concetto è quello. Allora, qualche messaggio, poi ci vediamo, 2 o 3 immagini anche di Avellino e chiudiamo il panorama sulla Serie A facendo il punto dei risultati di questo turno, poi andiamo al break che spezza in due la nostra trasmissione. Grande Stefano, sempre preferito i playmaker che fanno canestro da 3 punti piuttosto che quelli che prendono i rimbalzi. Puntini di sospensione. Lui qualche rimbalzo lo prende però. Sì, no, ma penso che sia un chiaro riferimento, ho letto i puntini apposta, dice Alessandro. Ciao Stefano, puoi riassumere in una frase il tuo credo tattico e quali sono i giocatori a cui ti sei più ispirato nella tua carriera? Ciao, grazie. E c'era un altro messaggio che ti chiedeva se tuo padre era uno di questi. Ma sicuramente mio papà, perché quello che mi ha insegnato tanto dal mio gioco e che ovviamente ho visto, che mi ha fatto avvicinare per primo alla pallacanestro. E sicuramente, non so, penso a Steve Nash, penso a ovviamente giocatori NBA che hanno magari non il fisico più esplosivo del mondo o non saltano di più di tutti o non sono i più veloci, però sono quelli che hanno sempre una marcia in più, quelli che hanno una visione di gioco un po' più particolare rispetto alla, che fa la differenza, insomma. Se devo riassumere il mio credo tattico in una frase, non saprei, semplicemente cercare di fare la scelta giusta, sempre la scelta giusta, perché credo che nel basket chi fa le scelte giuste alla fine il risultato lo paga, nel senso se continui in una partita per una partita, nonostante magari non fai canestro la prima, la seconda, la terza, a fare sempre la scelta giusta, prima o poi il risultato ti paga, e secondo me le grandi squadre poi dopo riescono a vincere qualcosa per questo motivo. Allora, torniamo alla partita contro Avellino di domenica scorsa, magari ci andiamo a vedere anche qualche immagine. Di scelte giuste parlava Stefano. Beh, Reggio ne ha fatte sicuramente di scelte giuste. Non era una partita facile perché era il battesimo in casa. L'anno scorso Reggio perse la prima in casa contro Cremona, non dimentichiamocelo. Credo che Menetti ve l'abbia detto più volte nel pre-partita, anche se le condizioni erano diverse. In realtà, Filippo, è stata una partita che Reggio non ha ammazzato forse prestissimo, però ha sempre controllato. E l'avversario, io dico una cosa, non è l'Avellino venuto in vacanza a Reggio nelle ultime 2 stagioni per vari motivi, di organici, eccetera, eccetera. È un Avellino che a me è parsa, uso un'espressione sbagliata, ma che vi fa capire, più vera rispetto a quella degli altri anni. Sì, ma Reggio negli ultimi anni, Avellino ha fatto probabilmente le 2 peggiori partite degli ultimi 2 anni per Reggio. Ha fatto vedere dei buoni giocatori, anche un buon gioco su Avellino. Chiaro che si sono ritrovati tardi rispetto alla media delle squadre in Serie A e gli ultimi giocatori sono arrivati molto tardi, quindi ci farà un po' di tempo per la formazione campana per ingranare. Però Reggio ha fatto una partita dove ha dimostrato di essere nettamente superiore a una squadra, come stavano dicendo, una squadra comunque buona. Una partita sempre avanti, non in controllo, però con la consapevolezza che bastava poco per un'accelerata per portarla a casa, così è stato. Quindi una buona prova quella di domenica, mentalmente molto solida, perché è una partita che è vero che Reggio controllava, però non ha mai poi, fino alla fine non l'ha mai chiusa. No, anche per meriti di Avellino. Anche per meriti di Avellino, esatto. E quindi bastano poi pochi episodi per diventare una partita che è quasi in controllo, una partita che diventa problematica. Invece Reggio non si è complicata la vita e
una bella prova, direi, in generale della squadra, un buon gioco, l'ha portata a casa tranquillamente, poi alla fine insomma il punteggio c'è un grande divario, ma perché Reggio ha fatto un gran finale. Alessandro, due parole sui due grandi ex Cervi e Pini, perché bisogna, meritano. Due sì. Parole innanzitutto, meritano gli applausi che il pubblico gli ha fatto nel loro sì. Ingresso in campo. E penso che sia un po' la chiusura di tutto quel cerchio di polemiche varie. Polemiche varie meritate su Cervi, soprattutto che si era un po' creato in quest'estate. E penso che per quello che ha fatto Riccardo a Reggio sia giusto che chiudesse così. E io l'ho visto molto bene, l'ho visto con fiducia, perché Sacripanti gli dà fiducia e si vede. E secondo me il contesto può essere importante per la sua crescita, anche perché non è più protetto dall'ambiente di casa reggiano, protetto o distrutto, perché poi bisogna poi vedere se questo no, se sia stato un vantaggio o uno svantaggio negli anni. E Pini ancora non gioca tantissimo, vedremo che tipo di minutaggio avrà durante la stagione, però sappiamo che è un lottatore, che se anche fa 5 minuti per 10 partite di seguito, l'undicesima, quando è chiamato in casa sul serio, risponde presente. Quindi io l'ho visti bene entrambi, soprattutto Riccardo, e secondo me potranno avere un ruolo importante ad Avellino. Invece a Stefano volevo chiedere un commento su quello che è stato, ci farà la mano, l'MVP del match, cioè Veremenko, perché è stato un oggetto misterioso che per buona parte della preparazione, perché ha avuto anche questo infortunio che gli ha fatto saltare le amichevoli. Adesso lo vediamo, lo iniziamo a scoprire, prime impressioni che sia un giocatore, il nostro mondo vecchio in telecronaca l'ha chiamato mister utilità, nel senso che fa sempre una cosa utile per la squadra. E poi non sarà, e qua tiro fuori uno dei leitmotiv del pubblico reggiano di questi anni, non sarà il giocatore di colore che si mette il ferro sull'ombelico, ma una fisicità clamorosa, magari non in verticale ma in orizzontale, perché io un giocatore così duro e solido a portare dei blocchi e a fare sportellate raramente l'ho visto. Ho visto due o tre volte i playmaker avversari che volavano via su dei suoi blocchi, perché insomma secondo me è bello spigoloso. Ma è un giocatore di una solidità di un altro livello, nel senso è abituato a giocare nelle grandi competizioni europee, lui ha vinto anche l'Eurocup quando con Kazan, quindi è sicuramente uno di quei giocatori che servirebbe in ogni squadra in realtà, però secondo me lui è quello che ci fa fare il passo in avanti, perché ci può aiutare in tantissime situazioni, è un giocatore per niente egoista, uno sempre pronto a farsi in quattro per la squadra, a portare un blocco, a prendere un rimbalzo, a sacrificare magari un tiro per fare girare il pallone, e allo stesso tempo può essere pericoloso in attacco perché ha movimenti, mano sinistra, mano destra, tiro frontale dalla media, anche tre punti, quindi è un tuttofare di altissimo livello secondo me, e che per noi è un lusso, per me come playmaker è un lusso avere un giocatore come lui, sia in difesa che in attacco, che capisce il gioco, rolla velocemente, può essere pericoloso in tante situazioni, c'è semplicemente bisogno di cercare il modo più semplice e più facile per lui per dargli la palla e farlo concludere. Poi Filippo, a livello tecnico credo che abbiamo subito capito, anche conoscendo Menetti, conoscendo quali sono i suoi input difensivi e offensivi, il motivo per cui l'ho preso e l'ho tanto voluto, cioè che ha una grandissima mobilità che gli permette di rendere ancora più dinamica l'aspetto difensivo, che sappiamo essere poi uno dei mantra di Menetti. Sì, questo non me l'aspettavo onestamente come aspetto, mi aspettavo un giocatore molto solido, di buone letture, anche se questo è un giocatore di grandissime letture, non solo di buone letture, però è molto veloce, questo non me l'aspettavo, perché è un giocatore che ha un certo peso, nel senso che è un giocatore alto, grosso, molto fisicato, quindi non è sempre detto che un giocatore di quella stazza riesca a muoversi così velocemente, invece è molto bravo, Menetti lo utilizza al meglio nelle sue richieste tattiche, insomma, e poi in questo momento è il pivot di riserva, del lungo di riserva della Grissinbon di quest'anno, quindi senza nulla togliere ai passati giocatori che uscivano dalla panchina al reparto lunghi delle passate stagioni, ma questo è un giocatore che ha esperienza, Stefano ricordava che ha già vinto anche l'Eurocup. Attenzione, c'è un difetto di Gentile, dopo lo leggiamo. È un giocatore che sarà fondamentale in questo anno per me. Critica per gli anni scorsi però. Quindi... Sì, se non entri subito in partita, secondo questo tifoso, fai troppa fatica, è vero o no? Ma non so, onestamente...
Ma insomma, io non penso, ci ho mai pensato. Io penso alla Supercoppa, non hai fatto niente per 20 minuti, poi hai messo 3 bombe invece, in fila. Esatto. Ma anche la partita di ieri più o meno uguale. E poi ti chiedo una cosa, nel primo quarto, forse perché stai ancora studiando un po' i compagni, mi sembra che tu cerchi tanto l'esecuzione. Ma io nel primo quarto cerco di mettere tutti i miei compagni in partita, perché il mio ruolo è quello, e quello per cui sono capace anche di entrare in, non ho bisogno di qualcun altro che mi metta a me in partita, ma riesco ad entrare in partita bene o male, ovviamente cerco di entrare in partita da solo, e invece cerco di mettere il più comodi possibile i miei compagni, cercando di, non so, attivare subito Lavrinovic, attivare subito Polonara, far giocare a Radone un pick and roll, far attaccare Kaukena su un'uscita. E questo è il mio focus dei primi 5-6 minuti. Anche perché sono tanti quelli da coinvolgere. Chiaro, ovviamente. Poi dopo, quando sono tutti coinvolti, comincia il valzer, secondo me. Nel senso, una volta sono tutti coinvolti, poi dopo ci devi marcare tutti, voglio vedere. E poi, se ho ben capito, quello che tanto Max quest'anno ha cercato di far capire come input è che poi, una volta che il flusso è attivato, l'esecuzione passa in secondo piano, cioè si va di letture, si va di inerzia, tra virgolette, perché siete tutti giocatori che sanno giocare a basket e sanno fare le letture che certo, la partita le può. Poi siamo tutti pericolosi, quindi devi decidere se, non so, raddoppi me sul pick and roll come capitava con Torino, facevamo due passaggi e le nostre guardie hanno tirato sempre aperti, hanno fatto 15-20 punti a testa tutte le volte. Se come Avellino magari ogni tanto facevi un'uscita un po' più piatta come faceva Cervi, abbiamo trovato Veremenko sempre pronto sul roll e ha fatto la sua miglior partita. E per esempio magari Sassari aveva un occhio in più per Kaukenas o Aradori, mi sono trovato io più libero e diciamo offensivamente sono stato un po' più produttivo. Però penso che questa sia la nostra forza e a lungo andare sarà sicuramente una cosa per cui le altre squadre ci dovranno temere, secondo me. Filippo, domanda sec, poi prepariamo la grafica dei risultati della Serie A velocemente. La palla si muove di più velocemente che l'anno scorso. Sì, si muove da subito, innanzitutto, che credo sia la cosa più importante che ho notato in queste partite, cioè si entra nei giochi molto prima e ciò vuol dire che si ha anche molto più tempo per eseguire nel caso in cui si blocchi l'attacco. Poi c'è una qualità di passatori in campo stratosferica. L'anno scorso era già una buona media, quest'anno abbiamo due playmaker che sono grandissimi teori di gioco, come lunghi Veremenko e Lavrinovic, io non mi ricordo lunghi così bravi in Italia negli ultimi anni. In Italia sicuramente manca Radore, un giocatore che è un bravissimo a cercare i compagni oltre che trovare la soluzione per se stesso, quindi ci va giustamente Stefano, si mettono in ritmo e poi si va a giocare. Allora, risultati in Serie A velocemente, appunto, per andare a completare il panorama, cosa succede? Brindisi batte Bologna, pensate che Bologna era avanti anche di 7 o di 8 al primo tempo, poi crollata senza Alan Rey nella ripresa. Brindisi ha vinto in casa. Trento batte Cremona in maniera incredibile con una rimonta clamorosa guidata da un poeta versione Stephen Curry, hanno detto alcuni, perché ha sparato 3 bombe da 8 metri nella rimonta, lui e Sanders soprattutto i due protagonisti. Vince Pistoia soffrendo a Pesaro, è una di quelle partite che Pistoia per Pistoia valgono doppio perché sono vittorie in trasferta, per Pesaro vale doppio la sconfitta perché sono quelle partite in casa che dovresti cercare di vincere, anche se siamo all'inizio. Perde Caserta invece in casa con Torino, anche questo una vittoria importante. Torino sembrava molto indietro contro Reggio, in realtà Caserta aveva spugnato Varese, poi alla fine vai a vedere Torino va a battere Caserta, insomma vuol dire che forse è stata brava anche Reggio in quella di Torino. Rischia il colpaccio Capodorlando contro Venezia, una Venezia che poi ieri ne ha presi 20 a Ulm in Eurocup, evidentemente ancora più un po' indietrino, o forse le voci insomma corrono e dicono che non ci sia un gran feeling soprattutto tra gli esterni della squadra. Mi fermo qua. Milano strapazza Varese, che invece sì, questa è molto indietro, ma in realtà per colpa degli infortuni soprattutto. E poi Cantù contro Sassari, è il prossimo avversario aggressivo a Cantù, ne parleremo ampiamente nella seconda parte. Stefano, non so se l'hai vista lunedì sera la partita, immagino di sì perché le guardi tutte, sempre a inseguire Cantù, diciamo che è stato un po' alla Reggio Avellino, però a campi ribaltati, insomma. Ma secondo me Sassari ha giocato una partita di buonissimo livello, ha trovato i suoi spazi in attacco, Logan e Haynes hanno fatto la differenza con il loro talento, con le loro penetrazioni, scarichi. Sicuramente Sassari, diciamo, ha fatto valere il proprio atletismo e vincere a Cantù non è mai facile. Io sono stato, ho vinto a Cantù con Caserta, ho perso a Cantù quando giocavo a Casale Monferrato e sono stato anche dall'altra parte, quindi ho giocato in casa
E so per esempio che, non so, l'anno scorso abbiamo vinto in casa con il Khimki Mosca, che non ha perso con nessuno in Eurocup quell'anno, solo contro di noi. Vuol dire che comunque vincere a Cantù non è mai facile. No, assolutamente, per fortuna che sabato viene a Reggio, sarà un problema che ci porremo poi nel girone di ritorno, e non è facile neanche vincere a Reggio, lo sappiamo, insomma. Adesso ci fermiamo, break pubblicitario per noi, torniamo tra pochissimi minuti per la seconda parte di Basket Time. Le tre di dietro, una e due davanti. L'airbag va bene, ma le gomme sono da cambiare. Anticipa l'inverno. Prenota 4 gomme invernali. Da Bini Gomme e Monti Michelin, in regalo un buono carburante fino a 80 euro. Promozione valida anche per le gomme estive. Da Bini Gomme, a San Polo, 4 Castella e Cavriago. In più, da Bini Gomme, nuovo servizio di meccanica leggera con tagliando e manutenzione auto. La nuova ABM Salotti a Bagnolo in Piano crea divani e salotti su misura utilizzando materiali e tecniche artigianali, tessuti in pelle sfoderabili, realizzati secondo i tuoi desideri. Alla nuova ABM Salotti trovi anche le nuovissime poltrone norvegesi Stressless Ecorness, davvero rilassanti, e un vasto assortimento di materassi, memory a molle sfoderabili. Rilassati e riposati con nuova ABM Fabbrica Salotti e Poltrone, la tradizione artigiana del salotto di qualità, a Bagnolo in Piano, strada statale per Novellara. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39, info@cigarinierivi.it. Protagonista dell'ambiente, sa essere anche elegante e discreto. Così è un caminetto Silva. Dal 1978 Silva è competenza e serietà, con forniture e posa in opera di caminetti a legna e a pellet, classici e moderni. A Montecavolo di Quattro Castella, caminetti Silva. Il calore della casa, il calore dei sentimenti. L'anno scorso quasi 30.000 reggiani hanno riposto fiducia in noi, immergendosi nella piscina riscaldata, godendo di due palestre con strumenti tecnologicamente avanzati. Medical Center aiuta a trovare la soluzione più adatta al tuo problema. Le nostre figure professionali possono seguirti passo dopo passo fino al raggiungimento degli obiettivi. Riponi fiducia anche tu in Medical Center. Via Gigli 7, Reggio Emilia, 0522 28 28 28. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Mi trovo qui all'Istituto Giglio di Milano, dove ho deciso di prendere cura dei miei capelli e ho fatto un trattamento di infoltimento. Questo è il risultato. Vi autorizzo a far vedere come ero prima per rendervi conto di come sono adesso e del risultato ottenuto. Ben ritrovati, seconda parte di Basket Time, sempre in diretta su Teletricolore, sempre con Stefano Gentile, playmaker della Griffin Bone, ospite con noi. Nel frattempo Sassari è supplementare contro il Durassa Faca. Sì, sono... un supplementare di Sassari. Vabbè, noi lo sappiamo bene. Qualche messaggio e poi abbiamo anche un aspetto proprio serissimo della trasmissione da... Ci chiedo un'altra cosa che ti coinvolge: da dove è nata l'idea del tuo blog? Ricordiamo cura Eurosport, su Eurosport, sì. Marco Barzizza, che è un giornalista che conosciamo, ha avuto il piacere di conoscere, e da un po' che te lo cura e vedo che lo aggiorni anche da quando sei a Reggio. Sì, più o meno una volta a settimana cerco di scrivere un po' quello che sta dietro le quinte, non solo le classiche cose come è andata la partita, di come non è andata,
Semplicemente perché parlando, eravamo in un camp estivo di basket e parlando con Marco, sai, lui mi diceva, parlavamo un pochettino come possiamo promuovere un po' il basket, sai, è uno sport che ci piace così tanto, però in Italia ovviamente non ha questo clamore mediatico come invece può avere il calcio, e noi onestamente non ci capacitiamo di questa cosa, di come il basket è uno sport così pulito, dove non ci sono scommesse, arbitraggi, dove queste cose non esistono, possa essere così, abbia questo clamore mediatico molto inferiore rispetto al calcio, nel senso il calcio è qui, il basket è qui e poi ci sono tutti gli altri sport. E quindi abbiamo cercato, sai, secondo me sarebbe carino di fare un dietro le quinte, cercare di far appassionare più persone al nostro sport. Io volentieri, mi piace scrivere, mi piace un pochettino l'idea, e quindi da lì è cominciato, adesso penso sia il terzo anno. Tra l'altro c'era proprio un dietro le quinte che hai raccontato, che ho letto, di come ormai abbiate imparato il lituano come parolacce. Sì, 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 tutte le parolacce. Ma adesso mi trovo io proprio da solo a casa, non so, do un colpo col piede contro, non so, il letto. Contro lo spigolo dell'armadio. La parolaccia è il lituano, capito? Il russo, il lituano, adesso non ne capisco tanto. Sì, ecco, veramente vedo dal labiale, non capisco, ma capisco che sono bruttissime cose quando le dici. Quello sì, sicuramente. Va bene, allora abbiamo deciso di inaugurare una rubrica con gli ospiti giocatori, cioè un quiz di 5 domande serissime che lo metteranno a dura prova sulla sua conoscenza di Reggio e non solo, e poi stileremo una classifica, quelli più bravi a rispondere vinceranno alla fine, non lo so, qualcosa, vinceranno un'ospitata gratis ancora a Basket Time per la seconda volta. Però come se pagassero adesso per venire qui, no? C'è la fila fuori, c'è la fila fuori. Allora chiedo alla regia di mandarmi la prima domanda per Stefano Gentile con l'aiuto della grafica. Quanti punti ha segnato in totale nella passata stagione Stefano Gentile contro Reggio Emilia? Non tanti, secondo me, onestamente. C'è un motivo per cui te l'ho chiesto. Esatto. Ti dico che... Due, forse. Due in 48 minuti. Due. Al Pianella, due se non sbaglio. Che abbiamo vinto. Cantù ha vinto, mentre a Reggio 0 in 18 minuti è sconfitta. Però l'anno prima invece avevi fatto molto bene, ne avevi segnati ben 29 in 38 minuti in due gare, compresa una bomba da 8 metri e mezzo a Pianella che io ancora mi ricordo. Due squadre completamente diverse. Si vedeva che c'era qualcosa che non va, cioè non è che sono diventato scarso. Se fosse stato, sai, l'anno prima avevo fatto due, l'anno dopo ho fatto di più, allora dici. Ero scarso, sono migliorato, cioè, sono diventato scarso dopo. Vabbè, l'hai detto tu, non ho detto io, quindi ti assumerai la risposta. No, scherzo. L'hai già fatto capire più volte che l'anno scorso Cantù avete fatto semplicemente per motivi. C'era dovevo adattarmi in maniera diversa. Meno spazio per attaccare, c'era più bisogno di costruzione, c'era più bisogno di equilibrio. E ovviamente se dobbiamo stare lì a guardare i numeri, numericamente e statisticamente è andata peggio. Se devo dire a livello di risultati, abbiamo fatto gli ottavi di finale di Eurocup, siamo arrivati a gara 5 con Venezia giocandocela lì fino alla fine, quindi come risultati è andata anche meglio magari. È vero, certe volte poi insomma la squadra non decidi tu i tuoi compagni sempre nella tua carriera, e quindi quelli che ti capitano poi dopo ci racconterai di Metta, perché dopo a fine trasmissione chiaramente poi non diciamo niente, ci mancherebbe altro, qualcosa su Orpisse ce lo dovrai raccontare. Seconda domanda per Stefano Gentile, questa è importante perché è un milestone come direbbero gli americani. Quale allenatore ha superato Max Menetti con la vittoria di domenica contro Avellino, aggiungo, diventando il più vincente della storia della pallacanestro reggiana? Non lo sai? Non ho più paura. Ecco l'aiuto del pubblico clamoroso. Esatto. Però abbiamo una foto. Abbiamo una foto, allora forse con la foto diventa facile. Sto suggerendo. Dado Lombardi. Sono troppo giovane, dai. È troppo giovane. È poi c'è da dire anche una cosa. Dado Lombardi è un grandissimo Filippo, personaggio del basket italiano, ma lui è ancora di più del basket reggiano, nel senso che quello che ha fatto a Reggio difficilmente, cioè non lo ha replicato, e soprattutto il legame che ha instaurato con Reggio non è riuscito a fare in nessun'altra piazza. Quindi Dado Lombardi è Dado a Reggio, più che magari è verissimo, quindi perdoniamo Stefano per questo. Premetto che sono terribile con i nomi, non mi ricordo i nomi di niente, di nessuno. Le facce, quello che vuoi. Stefano, le facce conosco tutti, però di nomi non me li chiedo. Uno su due sui 50%, va comunque bene. Una buona percentuale per un tiratore come il 3. Adesso andiamo sul difficile, però, con la domanda numero 3, che ha bisogno di un contributo audio. Se il nostro
Mirko Zucchi riesce a farcelo, no, a farcelo sentire. La domanda è: quale ex giocatore di Reggio Emilia ha prodotto questa canzone? Vediamo se riusciamo a sentirla, a sentirla in studio. Eccola. She leads me down a dark room. Now I'm alone, I can finally see the shapes of your tattoos. È un bel modo per ricordarsi di lui. Lo so chi è, so chi è. Forse è morto. No, no. Mi viene da dire Taylor, ma non è Donel Taylor, no. È quell'altra guardia che c'è due anni fa. Sì, allora l'hai preso. Allora dai. Ha giocato, vabbè, non mi viene il nome, ti giuro, ce l'ho, ci siamo insultati per tutta la partita in Coppa Italia. L'ha beccato, dai, Troy Bell. Troy Bell. Che gioca a Cremona, sì. Troy Bell che è anche un, intanto, sì, è molto più brava la fidanzata di Stefano, esatto. Che Stefano, questo la gioco, macchina, dalla, la macchina, dalla regia, lo segnale, si chiama Google, sì. Esatto, e no, ma sulle telecamere che mettono, incutono timore, era Troy Bell, il grandissimo Troy Bell che l'anno scorso ha chiuso la stagione in Serie A2 turca, perché gioca ancora, non ha ancora squadra invece quest'anno, però conoscendolo potrebbe tranquillamente trovarsi una squadretta a gennaio, finire stagione, portarsi a casa 3-4 mesi di stipendio e fare 15 di media tranquillamente, perché è un personaggio, Troy Bell, vero? Sì, è assolutamente un personaggio e credo che sia una cosa scientifica questa sua scelta di non iniziare la stagione da inizio, anno. Sì, non perché ha un figlio, ma perché comunque la tenuta fisica lui ha sempre stato molto onesto con la sua, col suo fisico, nonostante sia un mostro dal punto di vista fisico, lui sa bene che entrare in stagione in corso per lui è molto più redditizio. Va bene, domanda numero 4, la penultima per Stefano Gentile, che diceva di essere in grado di girare a Reggio senza navigatore. Vediamo se sai parlare anche il dialetto reggiano. Beh, questo dai, fatti. Dai Candom. Dai Candom. E allora, 4 su, molto bene, 3 su 4. Come si dice? Ormai mi hanno un po' istruito. Sulle basi queste. Sulle basi. Basi. Queste sono le basi, quando ti presenti. La differenza tra Tortelli e Cappelletti e dai Candom. Abbiamo passato una puntata l'altra sera, l'anno scorso, a spiegare a Dina la differenza tra ravioli, cappelletti e tortelli. Non credo l'abbia ancora capito, tra l'altro. No. No, adesso tra la differenza tra tapas e paella. Per noi è tutto pasta. Esatto. Dopo ne parleremo anche di Drake Dinar e degli ex. L'ultima domanda è... Risate, non so, ancora prima di cominciare a risate. L'ultima domanda è questa, vuol dire, cosa c'entra? E il mio sosia ha vinto l'ultima. Tu hai vinto l'ultima. Io ho vinto, io però in versione miniatura. Un'immagine che lo testimonia il fatto che, eccola qua, Stefano Gentile ha vinto l'ultima edizione di X-Fa. No, però con la barba ci assomiglia ancora di più, infatti, sai? Per fare la copertina del tuo ultimo album, 2015, ti sei tagliato la barba perché la copertina era più bello. Ma non solo, Lorenzo Fragola, il vero vincitore di X Factor, ha sfidato su Ordine in Supercoppa, se non ricordo. Ha vinto la Supercoppa anche. Questo è uguale comunque, cioè, è vero, visto da lontano non c'è assolutamente differenza. Adesso questa è zoomata, ma va bene, ringrazio anche il mio amico Francesco Codruppi per questi fotomontaggi clamorosi che poi ti faremo avere, siete uguali, incredibile. So che su Twitter l'ha invitato a una delle partite. Sì, tra l'altro aveva fatto proprio una canzone che si chiama Siamo Uguali. È vero. Quindi tramite quella poi dopo ha avuto... Ti sei emozionato, era dedicata a te. Era dedicata. Clamoroso su Twitter, non so quanti retweet, però attenzione, favoriti. Attenzione, perché mi dicono i ben informati che si è fatto biondo Lorenzo Fragola. Sì. Io seguo su Instagram, mi sa di sì. E quindi ti tocca farti biondo. No, grazie. Sono innocente, non mi posso troppo fare queste cose. Va bene, allora 4 su 5, il punteggio finale di... È una macchina da guerra comunque. Promosso, vabbè, pieni voti, mi è caduto su Dado Lombardi, però insomma... Vabbè, dai. Quello che contava, cioè Lorenzo Fragola, cultura generale, quella blocca drive. Esatto, no, anche perché siamo in contemporanea di X Factor, quindi dobbiamo difenderci. Togliamo punti a X Factor, esatto. Di share, bravo, tutti qua. Assolutamente. Ora, abbiamo parlato un po' di Troy Bell, di Drake Dinar, degli ex biancorossi. Inauguriamo un'altra rubrica, cioè l'angolo degli ex. Andiamo a vedere un po' ogni settimana. Scegliamo due o tre dei tanti ex biancorossi che non giocano tanto in Italia, ma più in Europa, in giro per il mondo, a vedere che come sta andando la loro stagione. Andiamo ad ascoltare. Ma andiamo a ascoltare.
Top scorer, ma non abbastanza per far vincere i suoi sul difficile campo del Barcellona. Stiamo parlando di Drake Diner, che ha segnato 11 punti in 24 minuti, seppur con 1 su 5 da 3, nella sconfitta del suo Saragozza sul campo dei Blaugrana nella prima giornata della Liga SB. Sta andando meglio invece il sedevita di James White, che ha 4 vittorie in 5 gare in Lega Adriatica. The Flight viaggia 8,6 punti di media nell'ultimo match, vinto 74-72 contro la Stella Rossa, ha segnato però solo 3 punti in 27 minuti. Scatenato invece Mladen Jeremic, ve lo ricordate? Gioca in patria a Lemo Farm Bursac, sta viaggiando a 18 punti di media nell'ultimo match contro lo Spartak, vinto di 20, per lui 16 con 6 rimbalzi e 4 assist. Infine, andiamo in Lituania da Kšištof Lavrinovič, gemello di Darius. Tutto facile per il suo Lietuvos contro lo Juventus, 100-77. 11 punti e 5 rimbalzi in 14 minuti per lui. Ho visto un Filippo Barto quando ho detto Mladen Jeremic, ce lo ricordate? No, era televisione, che era un po' granata con immagini. Una meteora, però quella bomba in grassa contro Roma. Sì. Cioè, ha fatto bene a mettere quella bomba lì, anche perché è stato, quello è un punto molto importante della storia del Cesare, sì. Della storia di Zala. Per il resto, non certo uno dei migliori acquisti dell'era Frosini, diciamo così. Insomma. Tanti giocatori presi, Jeremic. C'è una scommessa sicuramente, che sì, però... è vero, perché comunque era ancora giovane, ma... segnalo che ieri Dina ne ha fatti 9 in Eurocup, però il Saragozza ha vinto, sta giocando adesso James White in Eurolega, mentre ieri anche Lavrinovic ha fatto bene con Lietuvos. Sì, è stato lui l'artefice del tentativo di rimonta del Lietuvos quando è andato in campo, poi non è andata bene per la squadra lituana, però insomma Kšištof dimostra sempre che nelle gare di Eurocup sente profumo di partita importante e la gioca alla grande. E Sedevita Olympiakos ad Atene, 45-43, appena è ricominciata la partita dopo l'intervallo, ora 47-43 per gli ospiti, cioè Sedevita, che è squadra nata da Veliko Mrsić, con Gianmarco Pozzecco come vice allenatore, con James White in campo, che ha segnato 6 punti. D'altra parte c'è anche Hackett, a proposito di ex campionato italiano, che ha segnato, non ha ancora segnato, 0 su 2 dal campo in 8 minuti. Vai con qualche messaggio. Quando vedi le maglie di Reggio e Venezia a confronto, ringrazi sempre per essere qui da noi, non in Laguna. Grande, continua così. Dobbiamo ancora sfidare quelli di Venezia. Non so, adesso le maglie che hanno usato in Supercoppa sono quelle sono dei tappeti. Cioè sono dei tappeti con una loro una dorata. Mi sa che è la bandiera di Venezia. Sì, no, massimo rispetto, però le maglie sono veramente brutte. Non sono piaciute molto, diciamo. Invece hanno fatto grande successo le vostre tricolori di Eurocup di ieri sera. In effetti sono belle. Ma anche anche quelle di campionato mi piacciono molto, con l'hashtag sul fianco, sono molto new, fresh. È vero, sono giovani, infatti, e italiane soprattutto. A proposito di Venezia, adesso parliamo anche un po' di Cantù per chiudere ovviamente la serata. Come ti spieghi che una squadra che cambia solo 2 giocatori da una gara 7 di semifinale faccia così fatica in questo inizio, quando in teoria il suo grande vantaggio doveva essere quello di avere già l'amalgama della passata stagione? Ma sai, quando guardo una squadra, ovviamente perché è il mio ruolo, parto sempre dal playmaker. Perché parto dal playmaker? Perché anche le azioni partono. È il 99% della squadra, parlando proprio di squadra. Che cosa vuol dire? Semplicemente che se tu cambi il playmaker è come se avessi una nuova squadra. Non è poi tanto vero che... sì, certo, alcuni giocatori già si conoscono, però è una chimica totalmente diversa. Un gioco totalmente diverso, un ritmo totalmente diverso, e ognuno ha il suo, ogni giocatore, così come ogni persona, ha un suo ritmo particolare, può essere variato anche solo di un pochino. È chiaro che bisogna vedere un pochettino, le potenzialità di Venezia sono sicuramente molto alte, i giocatori li conosco bene, sono tutti giocatori di altissimo livello, e se hanno difficoltà adesso sicuramente è una cosa positiva per noi, perché magari possono perdere qualche punticino, però non ci scommetterei così tanto a lungo andare, nel senso che comunque una volta che hanno preso bene le distanze, una volta che hanno preso bene l'inquadratura del gruppo, saranno sicuramente un osso duro. Tornando all'Eurocup, ci dice Alessandro: ho visto anch'io le Man Gran Canaria, mi dice, salta subito all'occhio il modo completamente diverso di giocare rispetto al nostro campionato, azione e letture più veloci, tanta fisicità e ritmi alti. Sei d'accordo? Ma sì, l'Eurocup è così, le migliori squadre dei vari campionati giocano l'Eurolega e l'Eurocup. L'Eurolega è la massima espressione del basket
continentale, mentre l'Eurocup è sicuramente un basket di altissimo livello e ogni campionato, anche secondo me ogni campionato ha delle particolarità. Per esempio il campionato greco è molto più fisico rispetto al nostro, il nostro è un po' più tecnico, un po' più all'arrembaggio rispetto a quello che può essere magari il campionato spagnolo, dove è un po' più ragionato, dove si cerca sempre il gioco di squadra, la chimica, mentre magari non so, in Germania ci sono sempre molti americani, quindi giocano molto sul talento individuale, sulla fisicità, atleticità, Francia uguale, quindi questo miscuglio di filosofie di gioco secondo me è una cosa molto da tener conto, insomma. Hai mai pensato di fare un'esperienza all'estero? Ma sì, perché no? Perché no? Penso che nella condizione giusta, nella situazione giusta, può essere solo una cosa positiva per la mia carriera, anche se ora come ora non so. la mia concentrazione è tutta su Reggio. Raccontaci qualcosa su Metta, dai! Raccontaci qualcosa su Metta. Allora, Metta, io mi aspettavo, sai, arriva, chi è questo? Sì. Sarà un matto che arriva, ha fatto risse con chiunque, no? È arrivato, la persona più tranquilla del mondo. Ovviamente con i suoi ritmi arriva ogni tanto in ritardo, ogni tanto si è presentato, ha portato la pizza a tutti. Si è presentato il primo giorno senza neanche conoscere nessuno, dice che arriva una stella NBA. Che se la tira. Ma se la tira, sai, ma figurati se arriva. È arrivato in tuta della società e ha portato la pizza per tutti. Si è presentato a tutti, dal primo più vecchio al più giovane, ha presentato anche i ragazzini di 16 anni. Ed è stato secondo me quello che comunque bene o male ci ha salvato un pochettino la stagione, perché da quando è arrivato lui ha creato gruppo, ha creato anche quell'onda emotiva, magari, ovviamente sì. L'onda emotiva, poi ovviamente avere un giocatore con la sua esperienza è come avere un po', sai, Kaukenas, Lavrinovic, sono giocatori che sai che ti ci puoi affidare. Poi in campo, ovviamente sai, in campo non è sempre il più lucido. Mi ricordo qua a Reggio ha rifiutato una sostituzione. È vero, un episodio un po' simpatico. Però c'è il povero Abbasso sul cubo dei cambi, sì. Mi ricordo ancora. Poi, tra l'altro, uno si è convertito vegano, fa meditazione, yoga. Quindi figurati, totalmente diverso rispetto a quello che tutti si aspettavano. Ogni tanto quindi non è solo una mossa di marketing, un Meta War Peace, questo cambio no, di nome. Io e lui siamo scambiati, molto spesso ci parlavamo perché lui aveva un po' riconosciuto in me quello che aveva un po' più di esperienza, ovviamente essendo l'unico italiano con un po' più di esperienza della squadra, sai, lui mi chiedeva anche del basket europeo, com'era, come non era, visto che comunque ha conosciuto la mia famiglia, sapeva da dove venivo, da che genere di background avevo, quindi anche le conoscenze dei giocatori, siamo andati a vedere qualche partita di Milano di Eurolega, quindi mi chiedeva, sai, com'è il basket in Europa, era molto interessato a questa cosa, io ovviamente non mi aspettavo di... Mi aspettavo comunque la stella che arrivava, o che hai da sole da Los Angeles, figurati. Un minuto dopo la fine va via. Lui arrivava un'ora prima, lavorava da solo, facendo tutti i suoi esercizi, faceva l'allenamento, finiva, faceva il suo yoga, andava via a casa sempre per ultimo, figurati. Un personaggio irripetibile secondo me. Poi ogni tanto c'erano dei momenti in cui si arrabbiava e sicuramente non volevi essere nella sua strada, perché comunque aveva ancora... Sembrava un toro, sai, quelli che fanno non la corrida, quelli che fanno quelli che cavalcano i tori, bravissimo. Il rodeo, bravissimo. È una roba, un fisico anche incredibile. E adesso, a parte che si è presentato al training camp dei Lakers con la canotta di Cantù e quindi tutti sono rimasti scioccati da questa immagine, non credo che non avessero delle duble. Avevano finito quelle della sua taglia. Esatto. E sta provando a fare la squadra, credo abbia un parzialmente garantito, non so le ultimissime news, ma credo che stia provando a entrare nell'organico, ancora non ha un garantito. Sì. Ma io penso che per il suo modo di giocare l'NBA sicuramente nella regular season può dire ancora la sua. Grande esperienza, intelligenza tattica, sa passare bene la palla, sa difendere. Chiaro, magari non è più atletico come poteva essere un po' di tempo fa, però secondo me può dire ancora la sua. Poi non so, vedranno loro. Che lui stesso ha detto che però avrebbe voluto continuare anche la sua carriera europea, chissà che non lo rivedremo, insomma. Sai, non è facile secondo me anche per le società europee. Secondo me lui vuole arrivare in un top club e i top club ovviamente non si fidano soprattutto per la reputazione che ha. Sai, quando sei in Italia per 2 mesi è una storia, quando ci devi passare 9 mesi e devi arrivare in fondo concentrato è totalmente un'altra, quindi
Secondo me qualche squadra gli si è avvicinata, lui voleva un po' qualche un club magari un pochettino più competitivo. Non credo fosse neanche una questione di soldi, secondo me. Ma lui ne ha guadagnati. Diciamo che non ha, secondo me da quel punto di vista non ha problemi, innanzitutto perché ne ha guadagnati, secondo luogo perché non è uno che gli piacciono le cose che costano molto, né la bella vita che costa molto, lui basta che è comodo con le sue cose, viveva tranquillamente nell'appartamento. Io mi aspettavo, sai, arriva, andrà in qualche albergo a Como, sai, sì. Super. Viveva tranquillamente nell'albergo nell'appartamento della società, tranquillamente con la sua macchina della società, nessun tipo di sghiribizzo. Io mi aspettavo grandissimo, adesso ci divertiamo, arriva Mezza, chissà che cosa. La crew, lui. Arrivano 700-800 persone con lui tutte le volte, tutti figurati, mantenuti, tutti mantenuti da lui. Iverson sa che manteneva. E invece niente, sì. Niente. Interessante però, molto interessante, ma i personaggi poi fanno anche il basket. È uno di questi sicuramente Matt Warpiss, e noi potremmo dire di averlo avuto nel campionato italiano, di averlo avuto anche al Palabigi da avversario. E ha preso anche un tecnico oltre a... Si è anche rifiutato di uscire. Esatto. E forse un po' meno tranquillo e carino è stato per il povero Pino Sacripanti, perché ha avuto una stagione con tante pressioni. L'hai rivisto contro Avellino domenica, con lui credo non hai mai avuto alcun problema. No, sono stato 3 anni con lui, ho fatto casino. Certa, Cantù e Cantù, sì, 2-3 anni di fila. Quindi sì, penso che anche quest'anno, come mi diceva, la d'Avellino ha una buonissima squadra, solo che ovviamente cominciando il precampionato un po' in ritardo, hanno cominciato a settembre. Non facendo praticamente. Praticamente sono un po' indietro, però secondo me possono far bene quest'anno, sono competitivi. Allora, a proposito di Cantù invece, sabato sera arriva Cantù in via Guasco. Allora, andiamo a vedere innanzitutto il turno completo, c'è anche Torino-Venezia, Trento-Pistoia, Bologna contro Capo d'Orlando, Varese-Pesaro, Cremona-Caserta, Sassari-Ospita Brindisi, poi Avellino-Milano, appunto, a proposito di ex di Pino Sacripanti. Alessandro Caraffi, visto che tu sei giornalista e non sei coinvolto, te lo chiedo, è vero le voci che girano che se Corbani perde questa e la prossima è il primo allenatore che salta della Serie A? Così non ci giro molto intorno. Ma io non lo so, Cantù ha fatto un bellissimo precampionato, anche ne parlavo con la società, con noi della società di Reggio, che hanno visto alcune partite, li hanno viste nel torneo di Jesolo, vabbè che l'avversario casomai non era i Shanghai, sì, certo. Esatto, di quelle che facevano testo, però ha fatto un discreto campionato. Ed è chiaro che adesso partire 2-0 così, soprattutto la prima sconfitta di campionato, perché con Sassari ci può stare di perdere. Sassari che ha perso, è supplementare tra l'altro, sì. Me l'ho scolato. Ci può stare, non lo so, io non credo, ma a me Corbani piace molto come allenatore e credo che abbia anche il pedigree giusto a livello tattico per poter allenare in Serie A. È chiaro che, lo dico da qui, seduto comodo, guardando Reggio che ne vince 5, io non so se ci possano essere altri motivi, non credo, ecco. Chiaro che Cantù, e Stefano lo può confermare, è una piazza che di pressione te ne mette anche come ambiente intorno, perché è esigente, insomma. Quindi, sai, se perdi di 30 a Reggio, non so cosa possa succedere. Ma sì, sicuramente non aiuta la piazza, perché comunque, come dicevi tu, è una piazza molto esigente e il basket è lo sport più seguito ed è seguito veramente in maniera viscerale, nel senso sono famiglie che si tramandano questa passione, cioè i nonni che portavano i figli, che adesso portano i figli, quindi figurati, è una cosa che fa parte quasi della cultura della città, quindi mi rendo conto che c'è grande pressione. Il fatto che magari hanno giocatori che conoscono bene o male la piazza li può aiutare. Corbani non mi ha mai allenato, però ho giocato contro le sue squadre, lo so, anche a livello giovanile sono sempre state squadre ben allenate e secondo me avevano anche sempre delle buone idee tattiche, quindi penso che sia sicuramente un buon allenatore da quel punto di vista. E è chiaro che mi rendo conto che quando comincia a perdere comincia ad essere difficile, come soprattutto l'ambiente. Io l'anno scorso con Cantù inizialmente abbiamo avuto molti sali e scendi, abbiamo avuto delle partite buone, delle partite meno buone, e sicuramente il pubblico si sente. Perdere a Capo d'Orlando e a Sassari, e in casa con Sassari secondo me ora come ora ci sta, nel senso da quel punto di vista io se fossi allenatore non avrei alcun tipo di preoccupazione dal punto di vista del rendimento della squadra, perché ovviamente a Capo d'Orlando non è mai facile vincere,
e giocare in casa con Sassari, campione d'Italia, sai, con una squadra nuova, con giocatori che magari non hanno mai fatto il campionato italiano, ci sta. Eccoli qua, i giocatori di Cantù. Secondo me ci sta. Se dobbiamo individuare il punto di riferimento offensivo, la Quinton Ross sicuramente in questo inizio, sì. Insomma, un giocatore che già l'anno scorso a Pesaro ha fatto capire di avere un talento, da Eurolega. Sì, si sta confermando comunque un giocatore assolutamente interessante. Poi è chiaro che deve trovare ancora forse delle volte collocazione reale, un 3 o un 4, perché ha dei movimenti da esterno, ma ha il fisico da lungo, però Stefano è un giocatore molto interessante. Un giocatore che ha grande talento individuale, capacità di far canestro, di assorbire contatti e finire. Secondo me è più produttivo come 4 nel nostro campionato, perché ovviamente è un po' più rapido, ha tiro da fuori, può attaccare i 4 uno contro uno. Da 3 anche perché magari può giocare spalla a canestro, però non è proprio, ha qualche movimento, sì, però non è il suo, diciamo, non è dove gli piace di più. Secondo me è un giocatore che non gli piace tanto il contatto fisico, andare sotto a giocare duro, quindi è uno che parte più perimetrale. Sicuramente Loro Faro, l'ho visto la partita lunedì, ci sono affidati a lui nel momento un pochettino più di bisogno. E di sicuro vi svelerà tutti i suoi segreti a Medo della Valle, che ci ha giocato 2 anni a Ohio State insieme in università. Poi una bus in crescita sicuramente, sta trovando anche spazio quest'anno. E poi ci sono 3 stranieri, un ovvio, uno è Langston Hall che viene da Pistoia, un play un po' atipico, diciamo, una combo per dirla ormai, sì, ma forse d'altronde più guardia che i play puri. Sono rimasti pochi, soprattutto se si parla di giocatori americani. Poi Eslip, tiratore invece formidabile. Ha fatto dei grandi campionati panamericani. Eslip, secondo marcatore, mi pare totale. Pericolo numero 1, numero 2, numero 3 quando si tratta di tirare. Sì. Se non gli entra quello, è un giocatore che fa ancora un po' fatica a contestualizzarsi in una partita, però attenzione, perché è il classico giocatore che può fare un 6 su 7 da 3 in una partita. Sì, si accontenta molto del suo tiro da 3. Sembra un po' un Vosquil. Per farci capire, con dovuto rispetto, nel senso che è un giocatore di livello superiore, o un Pemberty ultima maniera, che si accontentava molto di giocare solo sul perimetro. L'altra sera ha tirato 3 su 10, 4 su 10 da 3 e una volta da 2, per esempio. Però è un giocatore che ne può fare 30. Esatto, così come Esbro dalla panchina, anche lui comunque è realizzatore importante come sesto uomo. Poi c'è questo Berglin sotto canestro, giocatore solido, centro biancone, però di tecnica è abbastanza spigoloso anche lui. Insomma, che insidie sono? Queste sono le insidie, scusami Stefano, della partita di sabato. Come però credo ormai siate abituati, e infatti la mia domanda è anche questa, Reggio deve vincere in casa, ed è una pressione il fatto che comunque, insomma, tutte le volte che scendete in campo a Palabigi, voi sapete che, a meno che non arrivi Sassuolo o Milano, avete l'obbligo di timbrare il cartellino. Sì, dovete vincere, e se avete vinto avete semplicemente fatto i compiti. Certo, ma io mi rendo conto, per esempio, parlando anche di, tornando un secondo a Brindisi, anche Max l'ha detto, le squadre vengono a Reggio adesso dopo aver vinto la Supercoppa, diciamo che siamo il nemico numero uno su cui le squadre veramente dicono, sai, abbiamo affermato il fatto che siamo competitivi ad alto livello, e quindi la gente dice, sai, Reggio, a Reggio si può perdere, quindi vanno lì, sai, il pallone è più leggero. Ci sono stato giocando a Caserta in una situazione di dove nessuno ci considerava ad un certo livello, abbiamo vinto, non so, a Venezia, abbiamo vinto a Cantù, ad Avellino, partite che probabilmente se ci avessero considerato allo stesso livello non avremmo portato a casa, perché giochi con una leggerezza diversa. Questo può essere un po' quello che succede alle squadre che viene a Reggio, ma questo è sicuramente un motivo nostro di orgoglio, perché vuol dire che ci rispettano e vuol dire che abbiamo un po' affermato le nostre capacità e la nostra competitività. Allo stesso tempo dobbiamo stare attenti, perché sappiamo che ogni giocatore in queste situazioni innanzitutto si vuole mettere in mostra contro la squadra considerata in quel momento più forte, e allo stesso tempo può prendere fuoco molto più velocemente, non avendo la pressione di dover vincere per forza. Fai 2 o 3 canestri e, benché non si dica, ne hai fatti 10. È vero, assolutamente, questo è un rischio che una squadra che viene considerata nel momento una big corre tutte le volte che gioca in casa. Reggio ormai, per fortuna è considerata così. Allora, siamo in chiusura, ti chiedo Alessandro di leggere gli ultimi messaggi per Stefano, leggiamo anche un bel po', purtroppo non riusciremo a contentare tutti, però insomma sono già le 10:30, i palinsesti ci obbligano a chiudere, però se c'è ancora tempo per qualche curiosità, qualche messaggio, qualche domanda. Gentile, non essendo un play puro, tiene meno la palla in mano, quindi più rapidità nel girarla e meno tempi morti nella costruzione del gioco
come lo scorso anno. Tu però ti senti play puro, vero Stefano? Io onestamente play puro, cosa... play non sì, puro, sporco, pure io onestamente non ne capisco, semplicemente ci sono, per esempio per me anche Lavrinovic può essere playmaker, perché la parola playmaker vuol dire costruire gioco, quindi lui con la sua bravura essere a leggere la situazione anche da sponda può essere un giocatore che costruisce qualcosa. Quindi semplicemente non capisco questa distinzione, non so perché i playmaker puri tengono sempre la palla in mano per 23 secondi e la passano allo scadere, non so che cosa. No, io credo che però esatto ci sia, sai, non è facile nella mente del tifoso reggiano, vengono da un triennio con un giocatore che è Andrea Cinciarini che giocava in un determinato modo che è diverso da quello che giochi tu, non mi metto a discutere se sia meglio o peggio perché non, come dici tu non ha senso, certo. E quindi nella mente del giocatore reggiano il riferimento è lui e quindi le proporzioni nello pubblico reggiano chiaramente del giocatore, quindi i confronti sono sempre con lui. Andiamo avanti. Ciao Pianigiani, ieri si sarà posto la domanda se portare Stefano in nazionale al posto di Cinciarini al preolimpico. Neanche a farlo apposta. Sono riusciti bene. La domanda ma l'ha chiesto a me o a Pianigiani? Ma secondo me è una domanda retorica, cioè, alla fine bisogna porsela secondo me. Basket time domani venerdì, ma che bel momento, eh? Così salutiamo anche Riccardo Cervi ricordandoci il suo bel momento. Copyright, esatto. Esattamente. E poi ce ne sono un paio, mi perdonerà la ragazza di Stefano Gentile, commento tecnico Stefano batte Alessandro a bellezza, ce ne sono due o tre, quindi era giusto chiudendo farteli notare. Va bene, perfetto, io ti ringrazio Stefano per la tua disponibilità e simpatia e per le tante cose interessanti che ci hai detto, ti faccio un grosso in bocca al lupo per questa stagione. Crepi. Ringrazio anche i miei compagni di viaggio, Alessandro Caraffi, Filippo Bartoli. E l'appuntamento con loro è ovviamente, ecco qua, domenica abbiamo inquadrata a tradimento, ma era lì dietro le quinte e tra l'altro cercavo di suggerire il quiz a Stefano che si è fatto 4 su 5, gran parte merito suo. Grazie mille, sono Caraffi, grazie mille anche grazie a Filippo Bartoli, grazie anche a Mirko Zucchi regia, sabato sera ore 20:30, Grissimo Reggio Emilia contro Cantù e poi si va a Berlino per l'Eurocup, insomma siamo entrati nel vivo della stagione, il basket non ci dà più tregua, ma per fortuna che è così. Buonanotte, a giovedì prossimo.